Luciano Ralli è forse quello che si è espresso in modo più netto contro questo progetto. Ora è qui per ricordarlo anche a voi. Sì, diciamo che la mia posizione è piuttosto chiara sull'argomento e non è legata soltanto al momento della mia candidatura nella presentazione, l'ho detto piuttosto chiaramente, perché avevamo avuto un incontro con le associazioni ambientaliste, diciamo, nell'estate o settembre, se non ricordo male, in cui avevo detto chiaramente come la pensavo. E colgo l'occasione per dirlo con chiarezza. La mia posizione su questo, di contrarietà alla nascita del centro pastorale, in quella posizione è legata ovviamente non alla scelta di dire sì o no a una chiesa, insomma, questo pare abbastanza chiaro. Se ad Arezzo c'è bisogno di un'altra chiesa, lo deve decidere la diocesi, lo devono decidere i credenti, i parrocchiani, ecco, dove deve nascere credo lo debba decidere il consiglio comunale. Ripeto, dove ci sono interessi importanti e la mia posizione è che lo sviluppo della città non sia a nord, e questo non lo dico io, ci sono architetti, Tullio lo cita spesso, non so, l'avevo visto, insomma, non so se c'è. Quindi la mia coerenza era rispetto a questa visione di città, non dire sì, dire no alla chiesa. Per quanto riguarda tutta una serie di elementi emersi nella descrizione di come diciamo questo centro pastorale è diventato un argomento, no? Devo dire, come presidente del consiglio in carica, che come dire, noi siamo venuti a sapere, perché qui ci sono altri consiglieri comunali, ma di fatto non c'è un atto che coinvolge il consiglio comunale e neanche le commissioni consigliari. Allora, sul Corriere di Arezzo di sabato 29 novembre, non voglio che in campagna elettorale entrino le chiese. Anche su questo argomento metteremo gli atti a disposizione. Avevamo preliminarmente sentito tutti, dal comune alla sovrintendenza, ai vari enti. Ne parleremo dopo la campagna elettorale. Allora, io ritengo che queste parole siano illuminanti su una concezione della cosa pubblica di tipo feudale, d'ancien regime. La cosa pubblica viene gestita come cosa nostra, patto e spartizione tra maggiorenti. Ma veramente rimane incomprensibile come i rappresentanti di uno Stato laico, anche se purtroppo, cari signori, fortemente concordatari, di uno Stato laico eletto democraticamente dai cittadini, non rispettino le regole che la comunità si è data circa il governo del territorio. E le regole sono scritte, sono condivise, sono costate alla comunità, che ha pagato anche i professionisti perché dal loro punto tecnico facessero un piano strutturale e un regolamento urbanistico. Questa non è una variante, questa è lo stracciare, il violare completamente le regole del gioco di questa comunità rispetto al governo del territorio. Quindi è inaccettabile che i rappresentanti delle istituzioni democraticamente eletti abbiano fatto una cosa del genere. Non lo so se per insipienza politica e basta, spero solo per insipienza politica. Ora è chiaro che è inutile che ci meniamo il campellaia, lo sappiamo tutti che c'è un partito del cemento sempre in servizio attivo permanente, che non va mai in pensione malgrado l'età avanzata dei suoi rappresentanti, malgrado i soldi e i pudelli d'oro che hanno fatto nell'epoca del cemento a gogò, cemento che ha creato una città diffusa, una sprawl city
che sta creando problemi di accesso ai servizi, di mobilità, di sterilizzazione del centro storico, che sta diventando un guscio vuoto che fra poco collasserà su se stesso. Dimentichiamoci che Arezzo possa diventare una Disneyland per il turismo di massa come Firenze o Venezia, manco quello avremo. E questo partito del cemento trasversale in servizio permanente, sono 30 anni che prova a mettere le mani su quella zona, non c'è riuscito nemmeno nell'era Lucherini con i progetti ripetuti e reiterati di Villette, perché troppo sfacciati. Poi una sera, intorno al caminetto di una casa privata, probabilmente sono arrivati a trovare il cavallo di Troia, il piede di porco per far saltare il tutto, e si sono inventati l'opera privata di interesse pubblico, il centro parrocchiale. E perché? Ma il momento magico, la congiunzione astrale che hanno trovato, qual è? La sintesi di tre debolezze gravi: i disegni grandiosi di un vescovo che ha intenzione di far erigere la propria piramide con un ritardo storico di 4.000 anni su Ramsete II e con uno spregio manifesto per la cultura, la storia di questa città, anche spregio nei confronti della carità cristiana in un momento di bisogno, e che è arrivato qui in questa città trasferito dalla diocesi di Spoleto e Norcia, dove anche lì trasferito, dove anche lì ha suscitato un vespaio su una storia immobiliare. L'altro elemento di grave debolezza è la distrazione di un sindaco che abbiamo visto annoiato, schifato del governo della città che gli era stata affidata, con la testa a Roma da mesi, ma molto prima della sua dipartita politica. E terzo elemento, e mi dispiace che qui ci siano i rappresentanti della Giunta, la debolezza politica della Giunta comunale, del governo della città, che purtroppo è fatta di nominati e non di eletti, e le vicende dell'inizio legislatura sul rimpasto di Giunta ci hanno detto molto che Giunta non conta l'indipendenza di pensiero o una maturità, una forza politica, conta e ha contato solo l'obbedienza al principe che li ha nominati. E quindi è venuto fuori da questa sintesi, da questo frullato di debolezze, un beverone incredibile e indigeribile per questa città, che rappresenta proprio un furto di democrazia. Che cosa in questa zona a nord-est di Arezzo, di fatto, potrebbe succedere o sta succedendo in conseguenza del fatto che si ha un uso del suolo sconsiderato, quindi di questo sprolo edilizio, che vi vorrei far vedere in queste indagini che quest'anno stiamo considerando. Qual è? Sono due PDF separati. Però ecco, non so se la cartella è questa, quella giusta. No, sì, la cartella è l'unica, quella lì, vedi, piana 54, piano 2010. Uno di questi due? Il 2010. Allora, noi quest'anno stiamo indagando da tanto tempo, come ho detto, 15 anni che lavoriamo di queste indagini sull'uso e consumo di suolo, e lavoriamo su quello che sta succedendo nel nostro territorio, da dove provengono gli studenti, le varie zone, così. In particolare sono due aree che lavoriamo nella piana di Arezzo. E allora, alle considerazioni architettoniche, paesaggistiche e ingegneristiche, di tipo progettuale, viario, così, io vorrei aggiungere quelle idrogeologiche, perché il catino che costituisce questo territorio a nord-est, appunto, è luogo di sgrondo di tutte le colline circostanti e che poi sgrondano nel canale Maestro della Piana, perché sapete, eccolo qui,
tutta la nostra piana attraverso i suoi torrenti, Valtina, Vingone, Castro, Miglieraia, Gavardello, Frassina, Martino, sgronda nel canale Maestro e poi l'Arno, nel nostro fiume. Quindi noi siamo in questa zona qui, siamo quindi nel bacino, queste cose gialle che vedete lì sono i bacini idrografici, infatti noi l'abbiamo fatta questa indagine attraverso i bacini, cioè all'interno dei bacini idrografici, per vedere che cosa avveniva. Bene, questa qui è la situazione, ora è parziale, è la situazione dello sprone edilizio in questo 2000, questa è l'ultima foto aerea del 2010, se andiamo a vedere indietro anche quella del 54, ma è un lavoro che stiamo facendo in itinere. C'è un aumento spaventoso appunto di impermeabilizzazione del territorio, che aggrava sempre più questi bacini idrografici, uno dei quali in particolare, il 2013, ve lo ricordate, è vicino, senza andare al famoso 34 e così via, ma il 2013 è vicinissimo, danni grossissimi, non ci sono i presupposti forse per danni alle persone, ma danni materiali grossissimi. Perché cantine allagate da tutte le parti, tutta la Catona era soggetta a cantine di Gavardello, Frassina e Mastino, che sono irriconoscibili. Noi siamo nella zona del bacino idrografico del Castro, quella che si stava dicendo prima, la zona del Castro, del bacino idrografico, quindi del Castro Bicchieraia, del sistema Castro Bicchieraia che entra dentro la città. E con tutti i rischi, come sappiamo, si stanno facendo, è stato speso anche per fare la cassa di espansione nel Castro stesso, la situazione è paradossale se si continua. Quindi ecco che lasciando da parte, ne hanno parlato altri, tutto il discorso relativo al contesto, a chi chiede questa cosa, è da aggiungere questa considerazione a quelle paesaggi. L'aspetto idrogeologico di sistemazione, perché un aggravamento della situazione di impermeabilizzazione del suolo, che poi, come abbiamo sentito, si aggraverebbe nel suo allargamento esponenziale avvenuto un intaccamento, è questa zona qui, lo sprollo, come vedete, è spaventoso, specialmente nella parte est di impermeabilizzazione. Mi colpisce il fatto che si arriva a un certo punto in cui quasi tutti pensano il contrario di quello che è avvenuto fino ad oggi. La realtà è che questa è stata votata all'unanimità in giunta, questo è il punto, primo. Cioè tutti quelli che erano in giunta hanno detto sì, tranne uno, forse due. Uno lo sappiamo perché, se non lo sapete forse lo diremo poi in futuro. Ma tutti hanno votato sì. Tanto tempo fa, mi ricordo un amico comune con Giovanni che si chiama Richard Ingersoll, che è un architetto. Tanto tempo fa, proprio mentre stavamo facendo una battaglia contro il parcheggio, perché quella era una zona, ed è tuttora, un po' meno diciamo, ma molto importante e molto singolare. E Richard Ingersoll, che è un urbanista, mentre stavamo affacciati alla fortezza, mi fece notare, ma guarda un po' questa città com'è strana. Dico, ma perché risale così strano? Perché questa è una città che dove sta? Dico, dove sta? In mezzo all'Italia. È in mezzo all'Italia, ma se tu la vedi dall'alto, questa città sembra una città di mare. Dico, ma come? Sì, sembra una città di mare perché è una delle pochissime città in cui la campagna arriva esattamente dove sono le mura. E da lì in poi, no? C'era la campagna, di qua c'era la città, esattamente come una città di mare. Se tu la vedi dall'alto sembra una città di mare. E mi faceva notare come questa è una caratteristica unica, molto rara. Tant'è che tanto tempo fa cercavamo di fare una battaglia per rimettere su gli orti che erano lì sotto, perché era una sono in parte una cosa molto rara e molto importante. Invece poi che cosa è successo? È successo quello che vediamo, è successo che piano piano quel pezzo, quella parte di città fa gola sotto tanti punti di vista, perché insomma se uno ci costruisce lì si vende bene, e allora che cosa è successo? Perché c'è una storia, questo è successo che
come facciamo a farci costruire? Come, che cos'è che possiamo trovare per farci costruire lì? Beh, la prima cosa è la viabilità. È un problema. Via Tarlati è un problema, è veramente un problema. Allora come possiamo fare? Beh, chiudiamo l'anello a nord, perché questo è tanto tempo che circola. Chiudiamo l'anello a nord, dove lo faccio passare? In mezzo a Villa Severi, sotto Villa Severi, ai lati di Villa Severi, in trincea, però lì bisogna chiudere l'anello a nord. Però insomma cosiddetta era un po' impattante, troppo, insomma questa via Tarlati è veramente così, non reggeva bene, non reggeva benissimo. Allora, a un certo punto mi ha detto, ma sai che cosa c'è? Si potrebbe fare una cosa molto interessante. Siccome a noi ci mancano delle parrocchie, allora potremmo individuare un buon posto che potrebbe aiutare tutti, i fedeli e poi anche altri. Perché penso che ai fedeli questa cosa interessi relativamente, ma poi questa è una cosa che, di cui parleremo poi, brevemente. E quindi non c'era niente di meglio. Un posto lì, questo poteva, può, potrà portare a, insomma, una, diciamo così, urbanizzazione. Forse, beh, già si è posto il problema della viabilità, come ci arriviamo poi in questo grande centro parrocchiale in cui ci sono un sacco di cose? Bisogna fare delle strade, se no non ci si arriva. E poi insomma alla fine le possiamo fare anche abbastanza grandi, così chiudiamo l'anello a nord e poi intorno possiamo fare, come qualcuno diceva, riempire l'interno. E il gioco è più o meno fatto. Quello che a me è dispiaciuto però è che è stata fatta passare questa cosa. Io devo essere sincero, sono stato tra i primi forse a fare un'interrogazione in Consiglio Comunale su questa cosa, ma è stata fatta passare come una storia per, no? Tra chi è per la Chiesa e chi è contro la Chiesa. Un esempio molto sbagliato, perché in una società attuale come quella di oggi dire che io costruisco qualche cosa di nuovo, occupo uno spazio, è fondamentalmente sbagliato, perché ci sono tanti posti che tu potresti riutilizzare e questo avrebbe un significato profondo anche come esempio, come, no? Simbolo. E insomma, questi soldi che vengono, questi milioni che vengono dalla CEI, per cui alcuni cittadini, pochi a dire la verità, che abbiamo incontrato, sono affascinati dall'idea che del lavoro, dei posti dell'occupazione che questi 3, 6, 5 milioni possono avere come ricaduta sul nostro territorio, vorrei dire che sono soldi anche di Arezzo, perché sono soldi questi che vengono dall'8 per 1000. L'8 per 1000, la Chiesa Cattolica sappiamo che è oltre l'80% dei fondi dell'8 per 1000 vanno alla Chiesa Cattolica. Dalle statistiche pubblicate, quindi credo non smentite, solo il 23% di questo miliardo e più che più o meno ogni anno la Chiesa prende dall'8 per 1000 vanno per interventi sociali, umanitari eccetera, il resto va o per costruire appunto insomma, opere di culto oppure per il mantenimento dei sacerdoti eccetera eccetera. Se noi chiediamo ai cittadini aretini ne troviamo molti pochi che sono d'accordo a farla questa chiesa, cattolici compresi. Ce ne sono qui che si sono anche espressi, ce ne siamo qui che si sono anche espressi. Ovviamente non abbiamo niente contro l'arcivescovo quando apre, come farà il 22 dicembre, il dormitorio per i senza fissa dimora o quando fa molte altre opere di aiuto per le persone in difficoltà, però siamo invece noi in difficoltà quando fa scelte o pretende di fare scelte che
come dire, qua nessuno è fesso, proprio, insomma, sono scelte che sono di offesa al territorio, di offesa alla, a gran parte della comunità, e che a noi preghiamo, preghiamo caldamente di riprendere in considerazione. Io perché spero che ce la facciate, che ci si faccia? Perché Arezzo ha già dato, e generosamente, ha già secondato la megalomania di questo signore. Basta entrare in Duomo e si rimane sconcertati alla vista di quanto dopo quasi 700 anni sia stato stravolto il presbiterio di quella bella chiesa. Quando prima dell'intervento realizzato perché arrivava Ratzinger, che poi accolse giustamente la grande quantità di persone nel prato, ma sicuramente l'avrà portata a fare una gelatina lì, insomma, lo fece apposta. E, dunque, prima di questo intervento pesante, entrare in Duomo voleva dire subito sapere dove concentrarsi, anche emotivamente, visivamente, sul piano religioso, perché la Lux Mundi era là e coincideva con quello stupendo manufatto che è l'Arca di San Donato, la quale, avvicinandosi poi verso la vicinanza al presbiterio, si notava subito che era in un continuo, secolare rapporto, colloquio estetico, religioso, con quel bel monumento in pietra che è sul lungo la navata alla fine della rada sinistra, che bisticcia un po' con la Maddalena di Piero, e che è il cenotafio di Guido Tarlati, di Angelo di Ventura e di Giovanni d'Agostino, insomma, personalità notevoli della Siena della prima metà del 300, era un monumento del 1330. Con quel lago gelato, io lo chiamo così, in marmo di Carrara, che non c'è mezzo turista di quelli che io accompagno in Duomo che riesca ad apprezzarlo. Io solo ai primi tempi non riuscivo a trattenermi, anche perché ebbi modo di portarci il direttore nel 2012 del Museo Diocesano di Verona, un certo Don Tiziano, all'epoca era lui, e lui rimase sconvolto a vedere, dando le spalle al monumento a Tarlati, a vedere quello che per lui, dice, per me prete quello non è un altare, è un banale tavolino con un angelo schizzato che sembra proponga qualcosa, un mazzo di fiori, non si capisce bene. Quindi, con la quiescenza colpevolissima della soprintendenza, e il soprintendente non è riuscito a evitare la vergogna di una battuta banale e gravissima che ha espresso in un luogo pubblico quando venne Tommaso Montanari un anno e mezzo fa, e in occasione di una critica in questo senso, lui replicò dicendo: a me piace. Dunque, con la quiescenza assoluta della soprintendenza, quindi il nostro vescovo sa come trattare con i poteri costituiti, noi ci ritroviamo questo bel risultato. Abbiamo dato, non bisogna dare più, non ne possiamo più.